Bene amici, come potete vedere siamo pronti per un nuovo viaggio. Vi do il benvenuto in questo nuovo episodio del videogioco Peppa Pig, avventura intorno al mondo. Guardiamo il tabellone. Ok amici, se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo visitato Londra. L'Italia, qui puoi preparare la pizza per un appetitoso pranzetto. Ed eccoci qui! Andiamo in Italia! Siete pronti? Vuoi davvero andare qui o vuoi scegliere un altro posto? Partiamo per l'Italia! Ottima scelta! Sembra molto bello! Bene! Tutti a bordo! Tutti a bordo! Tutti a bordo! Siamo tutti pronti a salpare? Siamo pronti! Allora accendiamo i motori. E via! Si parte! Eccoci nella nostra casa delle vacanze in Italia. Ciao, benvenuti in Italia. Io sono zio Capra e questa è mia nipote Gabriella. Ciao Gabriella! Ciao Peppa, piacere di conoscerti. Beh! Devo tornare a lavorare nel mio ristorante nella piazza del paese. Perché non venite tutti a pranzo? Pizza in piazza. Sembra deliziosa. E lungo il tragitto potete fermarvi nel negozio di souvenir di zia Capra. Oh sì! Lì ci sono un sacco di cose meravigliose! Sembra incantevole! Fantastico! Ci vediamo più tardi. Mamma, posso chiamare la nonna e il nonno più tardi? Voglio controllare che Goldie stia bene. Certo, Peppa. Puoi usare il telefono che è in casa. Possiamo anche fare un bagno in piscina. Beh, quando siete pronti per andare in paese, andiamo da questa parte. Ok, quindi direi di iniziare a esplorare la zona. Guardate che bello! Qui c'è la nostra nuova amica Gabriella. Qui c'è George, qui c'è la piscina per fare un bel bagnetto, ma direi di andare a telefonare ai nonni, così Peppa è tranquilla. Quando sei pronto a visitare la città, vieni da questa parte. Ok, Gabriella, adesso telefoniamo ai nonni. Pronto? Ciao, nonna! Ciao, Peppa! Com'è l'Italia? L'adoro! Lo sapevi? Che qui fanno la pizza più buona del mondo! Oh, adoro la pizza! La sto mangiando proprio ora! A proposito di cibo, abbiamo dato da mangiare a Goldie almeno 5 volte al giorno! 5 volte! Nonna birichina! È troppo! Davvero? Ma nelle tue istruzioni c'è scritto di darle da mangiare 5 volte al giorno! No, no! Oh, aspetta! 3 volte? Oh, che sciocca! Non mi sono messa gli occhiali! 2 volte al giorno! Sì! Ops! Comunque, godetevi le vacanze! E a presto! Ciao, ciao! Ok, a quanto pare Goldie ha mangiato un po' troppo. Quindi di là non si può andare. Peppa, direi di provare la piscina! Vediamo un po'. Eccola. Che bello! Allora, vediamo un po' se di qua si può andare. Aspetta, aspetta! Vuoi davvero andare? Quando sei pronto a visitare la città? No, Peppa, stavo solo esplorando. Allora possiamo andare da Gabriella che ci porterà in piazza. Andiamo, Gabriella! Eccoci in paese! Non è meraviglioso?
Wow! È proprio come nella brochure! Seguitemi per la piazza da questa parte! Oh, guardate, credo di aver... Questo è il negozio di souvenir di mia zia! Qui potete prendere un ricordino da portare a casa! Esatto, Gabriella, stavo dicendo proprio quello! Credo di aver trovato il negozio di souvenir della zia di Gabriella! Guardate quanto è bello, quante cose! Ciao, Gabriella! Chi sono i tuoi amici? Questa è Peppa, la sua famiglia e il suo amico. Sto facendo vedere loro la città. Oh, ciao! Vi state divertendo in Italia? Sì, sì! Dovete portarvi a casa dei souvenir come ricordo di questa vacanza. Sì, dovete farlo! Ci sono un sacco di cose tra cui scegliere. Sceglietene solo una, però. Per esempio, potete prendere un ognomo da giardino o un piatto di ceramica. Quale preferite? Avvicinati al souvenir che preferisci e prendilo. Allora, vediamo un po'. Questi sono molto simpatici. Però credo che questi bellissimi piatti di ceramica potrebbero essere un regalo stupendo per la mia mamma. Oh, è un souvenir davvero meraviglioso! Eh sì, grazie zia di Gabriella, ciao! Andiamo? Siamo quasi arrivati, venite da questa parte! Arrivati in piazza! Che bella piazza! Ma non vedo zio Capra! È là! Quello è il ristorante di mio zio! A pranzo possiamo mangiare una pizza deliziosa! Buona! E se volete inviare una cartolina, c'è anche una cassetta postale! Che bello! Quindi direi di mangiare subito una pizza deliziosa. Che ne dite, amici? Oh, sono felice che siate qui. Potete aiutarmi a finire questa pizza? Ho una gran fame. La base della pizza è pronta. Ora dobbiamo aggiungere i condimenti. Penso che dovremmo metterci origano, olive, pomodoro a fette e mozzarella. Ma l'ordine in cui si aggiungono è molto importante. Forse potreste aiutarmi. Quali ingredienti vanno messi per primi? Mettiti davanti al condimento desiderato e di a zio Capra di aggiungerlo nella pizza. Io direi di partire dai pomodori. Qualche fetta di pomodoro. Poi la mozzarella. Un po' di mozzarella. Delle olive squisite. Una manciata di olive. E infine l'origano, che ne dite, amici? Un po' di origano. Perfetto. Ora dobbiamo infornare la pizza. È facile. Dobbiamo fare attenzione che la pizza non cada per terra. Ecco fatto! Infornata! Volete aiutarmi ancora una volta? Zio Capra ha bisogno del tuo aiuto per finire di cuocere la pizza. Inforna, tieni premuto per guardare e rilascia quando pensi che sia pronta. Ok, proviamoci! A voi! La pizza è pronta! Buona! Perché non la portate a tavola e la mangiate per pranzo? Ok! Ok! Buon appetito! Portiamo la pizza a tavola da mamma e papà! Ok! È tutto il giorno che non vedo l'ora di mangiare questa pizza. Anch'io, pancia mia, fatti capire. Ok,
la miglior pizza che abbia mai mangiato. Non avrei saputo fare di meglio. Fantastico! Ne sono molto felice. Che bello! Chissà che delizia, eh? Andiamo a spedire una bella cartellina. Guardate, c'è la cassetta postale. Possiamo mandare una cartolina a Goldie. Sì! Perché non prendiamo una cartolina dal negozio di souvenir? Vai al negozio di souvenir di Zia Capra per prendere una cartolina. Ok, andiamo. Wow, questo paesino è davvero stupendo. Vieni, Peppa. Postcard, don't you? Sì, grazie. Vediamo cosa riesco a trovare. Ah, eccone una. Questa è bella. Ecco qua, una cartolina. Evviva! Perché non la portate a Mamma Pig, così vi aiuta a scriverla. Ok. Vai a cercare Mamma Pig, così ti può aiutare a scrivere la cartolina per nonna e nonno Pig. Avete visto, ci ha parlato in inglese anche. Prendiamo la bici, Peppa, così siamo più veloci. Vediamo se si può. No, andiamo di corsa allora. Vieni, vieni, Peppa, cerchiamo Mamma Pig. Capra, un'altra fettina di pizza la mangerei. E voi, amici? Ecco la mamma. Vieni, Peppa. Eccoci dalla tua mammina. Cosa vorresti scrivere sulla cartolina, Peppa? Cara Goldie, un grande saluto dall'Italia. Con affetto, Peppa. Perfetto, sono sicura che le piacerà. Inseriamo la cartolina nella cassetta postale. Ok, Peppa, andiamo. Abbiamo quasi finito. Torniamo alla cassetta postale. Sì, vieni. Evviva! Ce l'abbiamo fatta. Beh, si sta facendo tardi. Dobbiamo tornare alla nave da crociera. Così presto? Beh, che peccato. È stato molto divertente avervi qui. E spero che la pizza vi sia piaciuta. Oh, decisamente sì. È stata assolutamente super slurpy. Che cosa vuol dire super slurpy? Credo che intendano dire che era molto gustosa. Certo, è ovvio. Gli italiani fanno la pizza più buona del mondo. Bene, salutiamo e partiamo. Ciao, ciao. Ciao, Peppa. Ciao, ciao. Ciao a tutti. O come si dice in Italia, arrivederci. Arriva d'orcio. Aspetta, no. Arrava dici. No, non è così. È più facile. Addio. Bene, grazie al tuo aiuto tutti hanno potuto gustare una deliziosa pizza italiana. Ora che è arrivato il momento di tornare a casa, perché non controlli il pesce rosso di Peppa? Ciao a tutti! Peppa! Com'è andato il viaggio, Peppa? È stato fantastico! Abbiamo fatto il giro del mondo! Beh, mi piacerebbe se ce ne parlassi. Bambini, vi piacerebbe se Peppa ci parlasse del suo giro del mondo? Sì! Meraviglioso! A te la parola, Peppa. Ho visitato tutti questi posti fantastici. Sei andata in America? Sì, sono stata a New York. Oh! Siamo andati in cima a un enorme grattacielo. Era molto
pesci con un sottomarino. Abbiamo visto un sacco di pesci, ma non era consentito toccarli. Forte! E siete andati in Spagna? Sì, siamo andati a Barcellona. Abbiamo giocato a pallone in spiaggia. Dovrai insegnarci tutte le abilità calcistiche che hai imparato. E la Germania? La Germania mi è piaciuta molto. C'era molta neve e abbiamo bevuto delle tazze di cioccolata calda al mercatino di Natale. Deliziosa! Proprio così! Ma non quanto la pizza che abbiamo mangiato in Italia! Siete stati anche in Italia? Sì! Abbiamo imparato a fare la pizza con zio Capra! Siete andati in Francia, Peppa? Sì, Susie! Siamo andati a Parigi! C'erano molti quadri colorati e dei gelati squisiti! Wow! E poi dove siete andati? Siamo anche andati a Londra a vedere la regina! La regina? Caspiterina! Ci ha mostrato il Tower Bridge! Cos'è il Tower Bridge? È un grande ponte con delle torri! Beh, spero che non vi siate messi a saltare in qualche pozzanghera di fango vicino alla regina! Oh sì! La regina ama saltare nelle pozzanghere di fango, anche più di me! Ok, amici, in realtà dobbiamo ancora andare a curiosare la Francia, quindi la vedremo nel prossimo episodio. Guardate qui, che ne dite? Saltiamo un po' la corda? Skippity skip, skippity skip. Skippity skip. Oh, ciao Peppa. Ciao Susie. Stai saltellando? Proprio così. Saltiamo la corda. Salto saltino, saltello saltone. Vuoi provare? Ok, qui c'è un'altra corda. Divertiti. È ora di saltare. Continua a saltare di continuo per saltellare ancora più velocemente. Ok, proviamo! Bene! Continua così! Cosa è successo? Non si muove la corda. Ah, vediamo. Ah, ok, dovevo tenere premuto io. Bene, continua così. Wow, ma sono velocissima. Salti davvero bene. Grazie, Susie. Ok, Peppa, io direi di andare a vedere come sta la tua Goldie. Dai, vieni Peppa! Ah, ma c'è ancora da giocare! Dai, facciamo ancora uno scivolo con i nostri amici. E poi un tiro a basket. Ciao Peppa, sto giocando a pallacanestro. Wow, sei bravissima. Sono magnifica. Wow. Vuoi provare? Ok. Evviva, prepariamoci a giocare. Preparati, Mandy Topolina ti lancerà la palla. Rilanciagliela dopo che l'hai presa. Ok, Mandy. Ottima presa! Ora lanciami la palla! Che bel lancio! Pronta, Mandy? Arriva!
ottimo! Te la cavi bene quasi quanto me! Evviva! Torna a giocare quando vuoi! Ok, ciao Mandy! C'è Freddy! Che bello andare sull'altalena! Allora Peppa, andiamo di là. Tu vieni, dobbiamo andare da Goldie. Vieni Peppa, di qui. Ciao. Ciao Susie. Ciao Wendy. Ok, andiamo in bici, così saremo molto più veloci. Peppa, siamo finalmente arrivate. Andiamo a vedere Goldie. Ciao mamma Pig. Oh! Povera Goldie, Peppa. È grandissima! A quanto pare non è ancora arrivata la cartolina. Che ne dici, Peppa? Ci sediamo un po', vediamo cosa qui succede. Non ci sono palazzi così alti. Eh no. Ok, ciao Goldie. Bene, ora Peppa, andiamo a casa mia come al solito per vedere i souvenir che ho portato dall'Italia. Ed eccoci a casa, andiamo a vedere i souvenir. Bentornati! Com'è andato il viaggio? Vi siete divertiti? Ci siamo divertiti tantissimo! Viaggiare per il mondo è fantastico! Non vedo l'ora di fare il prossimo viaggio! Anch'io, Peppa. Allora, secondo me il piatto sarà in cucina. Mi riporta alla mente un sacco di ricordi. Che bello, l'ho regalato alla mia mammina. Vediamo se ci sono altre cose belle da vedere. L'hai messo tu qui. Ah, quello lì è un altro viaggio che scoprirete un po' più avanti. Ecco qua Tiddle. Tiddles. Tiddles, birbantella, che cosa ci fai qui? Dovremmo riportare Tiddles alla dottoressa Criceto. Oh no! Dov'è Tiddles? Cerchiamola! È proprio birichina questa tartarughina. Tiddles deve essersi nascosta da qualche parte in casa. Ok, andiamo a cercarla, Peppa. Sarà mica qui dentro. Sei qui, Tiddles. Forse è andata di sopra. Forse è andata sotto il tuo letto. Andiamo a vedere sotto il letto. Vieni, Peppa! Eccoti qui! Oh, avete trovato Tiddles! La stavo cercando. La riporterò alla dottoressa Cricet. Grazie per l'aiuto. Prego! Okay. Guardiamo in ufficio. Sì, anch'io volevo andare a vedere lì. Così vediamo se abbiamo portato altre cose. No, direi che è tutto ok.
Quindi amici, anche oggi vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo episodio. Vediamo cosa succede se prendiamo la conchiglia. Che bello, si sente il mare. Allora, io continuo a giocare ancora un po' con la mia amica Peppa. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e non perdetevi il prossimo episodio. Ciao amici! Peppa, andiamo un po' a giocare in giardino. Guarda che bel lancio, Peppa! Sei pronta? Dai, provaci tu. Vieni.